fine primo tempo tra Bayern House e New Generation, 2-0 per la New G, un brutto primo tempo per voi. Sì, abbiamo giocato malissimo, forse perché non giochiamo da un sacco di tempo, né da soli né insieme, si sente il fiatone. Niente, proveremo a rifarci nel secondo. Secondo il tuo punto di vista, cosa che manca soprattutto? Fase la difensiva o squadra di attacco? Proprio la compattezza. Va benissimo, quello per secondo me. Primo tempo 2-0 per voi, ottima prestazione. Sì, stiamo giocando bene, la palla gira. Purtroppo, non lo so, forse in fase difensiva stiamo concedendo un po' troppo e dobbiamo migliorare nel secondo tempo. Perfetto, in bocca al lupo. Grazie. Terminato l'incontro tra New Generation e Bayern House, partita terminata 8-0 per la New G. Siamo qui col migliore in campo, MVP, autore dei due reti di Chiara. E per la squadra uscita sconfitta, Franz, partiamo da te. I tuoi compagni oggi non hanno visto palla perché hanno avuto molto possesso loro, facevano bene la palla e voi non riuscite a ripartire. Stavamo a pezzi fisicamente. Non corriamo, forse pure il caldo. Sicuramente siamo già abbiamo bene. Secondo te cos'è che è mancato? A parte la forma fisica, è mancato qualcos'altro a questa squadra oppure? No, è che stiamo cambiando ogni settimana i giocatori, è più difficile. Quindi è più difficile amalgamarli. Sì, sì. Poi parlano in campo, cioè che si appiccicano sì. A fare. Cosa che prima non facevano tra l'altro. No vabbè, ma pure c'è, ci siamo sempre appiccicati degli spogliatoi, però ci appiccicano gli spogliatoi, le cose le chiariamo là, è inutile in mezzo al campo. Che si appiccicano il difensore e l'attaccante. Diciamo che ci sono questi piccoli fraintendimenti nello spogliatoio che non vanno bene. Ah, vabbè, certo, io l'avrei cambiato dopo 5 minuti tutti quanti. Però purtroppo... Non sei l'allenatore. No, io faccio le convocazioni. Ah, perfetto. Però teniamo un solo cambio, quindi... Gli stipendi li paghi sempre tu? No, pagano loro tutto. Ah, okay. Perfetto, si pagano gli stipendi tra di loro. Quindi. Sì, sì. Perfetto, dedica? No, comunque scherzo. No, dedica, a che dedicare? Mi ha fatto schifo. Mi dedicare gli 8 gol subiti a qualcuno? No. Vabbè, in bocca al lupo per le prossime partite. Passiamo da te, De Chiara. Rispetto a quello che ha detto Gentile, hai corso più degli altri. Difesa, attacco. Purtroppo veretta. Beh, oggi avete avuto un ottimo possesso palla. Realizzazione sotto porta ottima. Quindi ottima prestazione. Sì, sì, oggi è andato fortunatamente tutto bene, abbiamo tenuto palla, abbiamo segnato quando ma dovevamo. Ma sali sopra dopo? Quindi è andato tutto alla perfezione, abbiamo controllato la partita senza difficoltà. Quest'anno possiamo dire che la Nuggi punta alla vittoria o come l'anno scorso che... Quest'anno stiamo avendo difficoltà a trovare i ragazzi perché obiettivamente il sabato con sto caldo poi vanno tutti a mare, quindi se riusciamo a fare una squadra decente, a giocare come sappiamo, non c'è problema, puntiamo sempre al vertice, però stiamo avendo queste difficoltà. Perfetto, dedica per il mio incampo. La squadra non è solita. Va bene, in bocca al lupo per le prossime partite, ciao ragazzi.